Buona domenica. Oggi 5 settembre è la 23ª domenica del tempo ordinario. Gesù compie un secondo miracolo in terra pagana. Marco amava raccontare questa potenza di Gesù tra i pagani ed in terra pagana perché il suo uditorio, che veniva dal paganesimo, era confortato da questi fatti. Gesù era venuto per salvare tutti, anche i lontani, i pagani e gli ultimi. Ogni ascoltatore del Vangelo è perciò invitato, per quanto si possa ritenere lontano dalla fede, a riconoscersi in questi pagani che Gesù incontra e guarisce. Questo fatto spiega perché questo racconto sia riferito solo nel Vangelo di Marco. Probabilmente gli altri evangelisti lo hanno considerato un fatto secondario che non meritava di essere tramandato. Ma in ciò che Gesù fa e dice, nulla può essere considerato secondario o minore. In questo miracolo, anzi, si percepisce un insegnamento che è sempre attuale. Gesù non si stanca di guarire. Anche se le situazioni che richiedono il suo intervento sembrano meno eclatanti di una resurrezione o di placare una grande tempesta, Gesù agisce perché le orecchie dei sordi si possano aprire per sentire la parola di Dio, la lingua dei muti possa parlare per confessare la fede, gli occhi dei ciechi possano finalmente riconoscere l'inviato di Dio. Questo miracolo di guarigione viene compiuto da Gesù seguendo una specie di strano rituale. Gesù affronta il male toccando il malato, cioè ponendolo in stretto contatto con lui. Poi pronuncia una parola efficace. Una parola che non solo ha significato, ma che opera ciò che significa. Tutto poi si svolge lontano dalla folla. E questo dimostra che Gesù non opera per stupire o per attirare l'attenzione superficiale da parte degli spettatori. Marco ci fa vedere ciò che altri non videro perché vuole che prestiamo un'attenzione profonda a quanto accade. Solo occhi ben aperti dalla fede e un cuore disponibile a lasciarsi ammaestrare da Gesù, ci insegna l'Evangelista, potranno comprendere il vero significato di questi gesti che il Signore Gesù compie rivolgendosi verso il miracolato. Ebbene che capiamo, non si tratta di un rituale magico, né di gesti necessari per realizzare un miracolo particolarmente difficile. Tutte le immagini e i gesti che Gesù realizza sono in realtà, per un occhio attento, una chiara citazione di un brano dell'Antico Testamento. L'immagine complessiva, fatta di fango, di plasmare, di una parola sintetica e potente, rispecchia in molti particolari l'immagine di Dio creatore che troviamo all'inizio del libro della Genesi, quando Dio crea l'uomo come se fosse un ceramista, un artigiano. È il racconto all'inizio della Genesi di Dio che plasma il fango per trarre da questo un pupazzo di creta e quest'uomo fatto di terra, grazie al soffio di Dio, allo spirito di Dio, diventa Adam, il primo uomo. Gesù compie gli stessi gesti di Dio creatore per curare questo cieco. Come
Come nel testo antico di Genesi, il messaggio allora è chiaro. Dio e Gesù si coinvolgono profondamente per salvarci. Potremmo dire che si sporcano le mani di persona per affrontare e risolvere i problemi dell'uomo. Dio, il Dio di Gesù, il Dio della Bibbia, non è un Dio lontano ed asettico, un creatore onnipotente ed immobile che dà ordini dall'alto, ma è un Dio vicino, il Dio con noi, un Dio che si sporca le mani per salvare l'uomo. Il commento della gente conferma questa idea che il racconto è costruito avendo l'immagine del primo capitolo della Genesi, della creazione dell'uomo. Infatti, la gente dice: ha fatto bene ogni cosa. Ed è lo stesso commento che nel libro della Genesi Dio fa e vide che ogni cosa era buona. In definitiva, questo miracolo è tutt'altro che un racconto secondario. Ha un ricco significato simbolico. Marco ci racconta quasi una nuova creazione operata da Gesù. Il male e il peccato, con le loro negative conseguenze, avevano rovinato la creazione di Dio. Il male e il peccato del mondo rovinano la bellezza della creazione divina sia nella natura che nel cuore dell'uomo. E Gesù è venuto qui, in mezzo a noi, a sporcarsi le mani per aiutarci a restaurare, a riportare alla bellezza della creazione originaria sia il mondo attorno a noi che il nostro stesso cuore. In questo tempo di inizio settembre, dedicato dal Papa alla contemplazione della bellezza del creato, sentiamo questa chiamata non solo a custodire il creato attorno a noi, ma soprattutto a restaurare il nostro cuore creato bene e per il bene, perché si allontani dal male.